Io sono avido alchimista. Se vi piace quest'opera e il modo in cui la leggo, potete aiutarmi con una piccola donazione economica al link che trovate in descrizione, oppure potete anche abbonarvi al canale e sostenermi ogni mese. Ah, se volete potete anche contattarmi per una lettura su commissione. Grazie. Buon ascolto. Le tre leggi fondamentali della robotica. 1. Un robot non può arrecare danno a un essere umano, o, mancando di agire, lasciare che un essere umano subisca un danno. 2. Un robot deve obbedire agli ordini che riceve da un essere umano, se ciò non è in conflitto con la prima legge. 3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, se ciò non è in conflitto con la prima e la seconda legge. Manuale di robotica, 56esima edizione, 2058 d.C. Introduzione. Gettò un'occhiata agli appunti. Oh, non mi piacciono. 3 giorni alla US Robotics ed è come se fossi rimasto a casa a sfogliare l'enciclopedia tellurica. Susan Calvin è nata nel 1982, si dice. Quindi deve avere 75 anni. Lo sanno tutti. C'è qualcosa di appropriato nel fatto che anche la US Robots and Mechanical Man Corp. abbia 75 anni, dato che è stato proprio nell'anno di nascita di Susan Calvin che Lawrence Robinson ha fondato quello che sarebbe diventato il più strano colosso industriale nella storia umana. Beh, anche questo lo sanno tutti. A 20 anni Susan Calvin ha partecipato al famigerato seminario di psicomatematica in cui il dottor Lennings della US Robotics ha offerto una dimostrazione del primo automa semovente dotato di vocalizzazione. Era un robot grosso, goffo e sgraziato, che puzzava di lubrificante ed era destinato alle miniere in corso di scavo su Mercurio. Ma parlava e diceva cose sensate. In quel seminario Susan non ha letto nulla, né ha preso parte all'acceso periodo di discussioni che ne è poi scaturito. Era una ragazza ordinaria, algida e scialba, con un volto impassibile e un intelletto ipertrofico a proteggerla da un mondo che non amava. Ma osservando, ascoltando, ha avvertito una prima, fredda scintilla di entusiasmo. Si è laureata alla Columbia nel 2003 e ha iniziato una specializzazione in cibernetica. Lo studio dei calcolatori, portato avanti nel XX secolo, era stato completamente rivoluzionato dai tracciati neurali positronici di Robertson. Chilometri e chilometri di relè e fotocellule erano stati rimpiazzati da un globo spugnoso di platino irridio, grosso all'incirca come un cervello umano. Susan ha imparato a calcolare i parametri necessari a quantificare le variabili possibili in un dato cervello positronico e a costruire sulla carta cervelli di cui fosse possibile prevedere con accuratezza la reazione a un dato stimolo. Nel 2008 ha conseguito il dottorato ed è stata assunta alla US Robots come robopsicologa, diventando la prima gloriosa esponente di una nuova scienza. Alla guida dell'agenzia c'è ancora Lawrence Robinson. Alfred Lenning ne era da poco diventato direttore scientifico. Nei 50 anni trascorsi da allora ha assistito a una svolta radicale nel progresso umano e a un colossale balzo in avanti. Ora sta per andare in pensione, per quanto possa esserne capace. Se non altro sta per autorizzare qualcun altro a mettere il proprio nome sulla porta del suo vecchio ufficio. Questo, in sostanza, è tutto ciò che ho in mano. Ho una lunga lista delle sue pubblicazioni e dei brevetti a suo nome. Ho i dettagli cronologici delle sue promozioni. Insomma, ho il suo curriculum, ma non è questo che volevo. Mi serve molto di più per il profilo che devo scrivere per l'Interplanetary Press. Molto, molto di più. E glielo dico. Dottoressa Calvin? Esordisco, sfoderando tutto il fascino di cui sono capace. Agli occhi del pubblico, lei e la US Robots siete una cosa sola. Il suo pensionamento rappresenterà la fine di un'epoca e... Ah! Vuole che il suo articolo abbia un taglio umano? Non mi sorride. Non penso che sorrida mai. Stringe gli occhi, ma non pare arrabbiata. Avverto il suo sguardo attraversarmi dalla fronte all'occipite e mi rendo conto di essere stranamente trasparente per lei. Come del resto chiunque. Però rispondo... Esatto.
un taglio umano per un articolo sui robot. Contraddittorio. No, dottoressa, è un articolo su di lei. Guardi, io stessa sono stata definita un robot più di una volta. Glielo avranno detto che non sono umana. Certo che me l'hanno detto, ma non ha senso ammetterlo. Si alza dalla poltroncina. Non è una donna alta e sembra gracile. La seguo verso la finestra e ci affacciamo. Gli uffici e gli impianti produttivi della US Robots sono una piccola città, spaziosa e ordinata, in apparenza piatta come una fotografia aerea. La prima volta che sono arrivata qui, mi dice, avevo un ufficetto in un edificio più o meno dove vede la stazione dei pompieri. Laggiù. Me la indica. Quando l'hanno buttato giù, lei non era ancora nato. Condividevamo la stanza in quattro. Avevo mezza scrivania per me. Tutti i nostri robot erano assemblati nello stesso edificio. Produzione 3 a settimana. E ci guardi ora. 50 anni, sviolino. Sono lunghi. Non guardandosi indietro, replica, ti chiedi come abbiamo fatto a sparire tanto in fretta. Torna a sedersi alla scrivania. In qualche modo, anche senza espressione, riesce a sembrare triste. Quanti anni ha? Vuole sapere. 32, rispondo. Quindi non ha memoria di un mondo senza robot. C'è stata un'epoca in cui l'umanità affrontava l'universo da sola, senza amici. Ora ci sono creature che l'aiutano, creature più forti, più fedeli, più utili degli esseri umani e completamente devote a loro. Non siamo più soli. Ci ha mai pensato? Temo di no. Posso citarla? Sì. Per lei un robot è un robot. Ingranaggi, metallo, elettricità, positroni. Mente e acciaio. Siamo noi a crearli. E se necessario, siamo noi a distruggerli. Ma non ci è mai lavorato insieme. Non li conosce. Sono una specie più pulita di noi. Sono migliori. Cerco di incoraggiarla a parole. Ci piacerebbe sentire qualcuna delle sue storie. Capire come lei vede i robot. L'Interplanetary Press raggiunge tutto il Sistema Solare. Un pubblico potenzialmente di 3 miliardi di persone, dottoressa Calvin. Tutte desiderose di sapere cosa lei abbia da dire sui robot. Non c'è bisogno di incoraggiarla. Non mi ascolta, ma comincia a muoversi nella direzione giusta. Potevano saperlo dall'inizio. All'epoca vendevamo robot anche per uso terrestre, prima che arrivassi io. Addirittura. Ovvio, ai tempi i robot non parlavano. Poi sono diventati più umani e sono cominciate le contestazioni. Chiaramente i sindacati erano contrari all'idea che i robot facessero concorrenza agli umani sul mercato del lavoro. E c'erano le proteste superstiziose di vari segmenti dell'opzione religiosa. Tutto molto ridicolo e molto inutile. Però le cose stavano così. Sto trascrivendo ogni parola sul mio mini computer, cercando di nascondere il movimento della mano. Con un po' di pratica è possibile scrivere per bene senza neanche doverlo estrarre di tasca. Pensi al caso di Robby, dice. Non l'ho mai conosciuto. È stato smantellato un anno prima che fossi assunta. Ormai era superato oltre il rimediabile. Però ho visto la ragazzina al museo. Si interruppe, ma io non dico niente. Lascio che le si inumidiscano gli occhi, che la sua mente torni a quegli anni. Ho un bel po' di strada da fare. Ne ho sentito parlare solo più avanti, e quando hanno preso a chiamarci blasfemi e creatori di demoni, ho pensato sempre a lui. Robby era un robot senza vocalizzazione, non parlava. È stato ideato e prodotto nel 1900.
1996. All'epoca i robot non erano ancora iperspecializzati, quindi lo avevano commercializzato come babysitter. Come cosa? Come babysitter. Capitolo 1. Robby. 98, 99, 100. Gloria scostò il braccino paffuto con cui si era coperta gli occhi e per un attimo rimase immobile, arricciando il naso e strizzando le palpebre al sole. Poi, cercando di tenere sotto controllo ogni reazione, si allontanò di un paio di passi dall'albero contro il quale era appoggiata, con circospezione. Tese il collo per valutare le possibilità offerte da una macchia di cespugli sulla destra, poi si allontanò ancora per avere una prospettiva migliore sulla zona d'ombra al suo interno. Regnava un profondo silenzio, incrinato solo dal ronzio incessante degli insetti e a tratti dal cinguettio di un uccello abbastanza temerario da sfidare la calura di mezzogiorno. Gloria fece una smorfia imbronciata. «Scommetto che è entrato in casa e gliel'ho detto un milione di volte che non è valido!» Con la boccuccia serrata e una ruga di disappunto che le increspava la fronte, si avviò a passo determinato verso l'edificio a due piani in fondo al vialetto. Sentì troppo tardi il fruscio alle sue spalle, seguito dal tipico clangore ritmico dei piedi metallici di Robby. Si voltò in un baleno e scorse il suo compagno di giochi che emergeva trionfante dal nascondiglio, dirigendosi a tutta velocità verso la tana. Gloria emise un gridolino di sconforto. «Aspetta, Robby! Non è valido, Robby! Avevi promesso che non correvi finché non ti trovavo!» I suoi piedini non riuscivano a tenere il passo con i balzi enormi di Robby. Poi, a un paio di metri dal traguardo, Robby rallentò sino a muoversi appena. E Gloria, con un ultimo scatto selvaggio, gli sfrecciò accanto, ansimando, e toccò per prima l'ambita corteccia dell'albero che faceva da tana. Ridendo a crepapelle, si voltò verso il fedele Robby e con l'ingratitudine più meschina ricompensò il suo sacrificio canzonandolo crudelmente per le sue scarse doti da corridore. «Ah, Robby non sa correre!» gridò con tutta la voce che aveva nel suo corpicino di 8 anni. «Lo batto quando voglio! Lo batto quando voglio!» cantilenava su una melodia stridula. Robby non rispose, ovvio. Non ha parole. Invece mimò l'atto di correre, allontanandosi di un millimetro alla volta fino a che Gloria non si trovò a rincorrerlo. Ma all'ultimo lui si scansava sempre e la costringeva a girare in tondo a vuoto, dimenando per aria le piccole braccia tese. «Robby, fermati!» strillò senza fiato, ridendo e ansimando a sprazzi. Ma poi lui si voltò di colpo e la prese in braccio e la fece volteggiare in cerchio, così che per un istante agli occhi di lei il mondo si rovesciò in un vuoto azzurro dentro il quale gli alberi si protendevano verso il basso, verdissimi, affamati. Poi Gloria si ritrovò di nuovo sul prato, addossata alla gamba di Robby con un rigido dito metallico ancora stretto in pugno. Dopo un po' riprese fiato. Si ravviò inutilmente i capelli scompigliati, imitando alla bella e meglio un gesto tipico di sua madre. E poi si contorse all'indietro per controllare di non essersi strappata il vestitino. Batté una mano sul torace di Robby. «Cattivo! Adesso ti sculaccio!» E Robby si rannicchiò, proteggendosi il viso con le mani, tanto che lei si sentì di aggiungere: «Ma no, Robby, non ti sculaccio! Però ora tocca lo stesso a me nascondermi, perché tu hai le gambe più lunghe e avevi promesso che non correvi finché non ti trovavo!» Robby annuì col capo, che era un piccolo parallelepipedo con gli spigoli stondati, connesso al parallelepipedo simile, ma più grande, del torace, mediante una corda asta flessibile. E si girò verso l'albero, obbediente. I suoi occhi luminosi furono oscurati da un sottile otturatore metallico. E dall'interno del suo corpo risuonò un ticchettio regolare e vibrante. «Adesso non sbirciare e non saltare i numeri!» lo ammonì Gloria prima di correre a nascondersi. I secondi furono scanditi con una regolarità inflessibile. Al centesimo le palpebre si sollevarono e gli occhi rosso acceso di Robby perlustrarono i dintorni. Si soffermarono per un attimo sul lembo di cotone sgargiante che sbucava da dietro un masso. Avanzò di qualche passo e si rese conto che Gloria era rannicchiata lì.
procedette lentamente verso il nascondiglio, tenendosi sempre fra Gloria e la tana. E quando la bambina fu così visibile da non riuscire più nemmeno a sognarsi di non essere stata scoperta, Robby tese un braccio verso di lei, sbattendo l'altro contro una gamba per produrre un clangore sordo. Gloria emerse, imbronciata. «Hai sbirciato!» esclamò con clamoroso spirito antisportivo. «E poi mi sono stufata di giocare a nascondino. Voglio fare cavalluccio!» Ma Robby era rimasto ferito da quell'accusa infondata. Quindi si sedette piano e scosse la testa da una parte all'altra con movimenti impacciati. Gloria cambiò tono e si fece di colpo dolce e suadente. «Su, Robby, mica dicevo sul serio che sbirciavi. Dai, facciamo cavalluccio!» Però Robby non si lasciò convincere con così poco. Fissò con ostinazione il cielo e scosse il capo con enfasi perfino più marcata. «Per favore, Robby! Facciamo cavalluccio, per favore!» Gli cinse il collo fra le braccia rosee e lo strinse a sé. Poi, in un baleno, cambiò umore e si allontanò. «Se no mi metto a piangere!» disse preparandosi a sfoderare uno dei suoi bronci. Robby, cuore di pietra, ignorò quella terribile eventualità e per la terza volta scosse il capo. Gloria si vide costretta a giocarsi l'asso nella manica. «Se no!» esclamò accalorata. «Non ti racconto più storie, ecco, mai più!» Robby si arrese subito e senza condizioni all'ultimatum, annuendo con tanto vigore da far cigolare il collo metallico. Sollevò con cura la bambina e se la depositò sulla superficie piatta e ampia delle spalle. Le lacrime minacciate da Gloria sparirono immediatamente e lei emise un gridolino di gioia. La pelle metallica di Robby, mantenuta a una temperatura costante di 21 gradi da una rete di resistenze sottocutanee, era piacevole, liscia, e i talloni di lei che gli tamburellavano il petto producevano un clangore delizioso. «Facciamo che eri un'astronave, Robby! Una grande aeronave d'argento! Su, apri bene le braccia! Devi farlo, Robby! Se no mica sei un'aeronave!» Era una logica inconfutabile. Le braccia di Robby erano ali imprigionate nelle correnti d'aria e lui era un'aeronave d'argento. Gloria girò la testa del robot e si sbilanciò a destra. Lui eseguì una brusca virata. Gloria dotò l'aeronave di un motore che faceva brum e poi di armi che facevano boom e di ta 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 ta. I pirati stavano per lanciarsi all'inseguimento e la nave dovette tirar fuori tutti i cannoni. I pirati caddero come mosche. «Ne ho preso un altro! Due!» gridò. Poi Gloria disse pomposamente: «Ciorma! Più in fretta! Stiamo finendo le munizioni!» Con un coraggio ammirevole, prese la mira dietro alle proprie spalle e Robby divenne un'astronave dal profilo smussato che sfrecciava alla massima accelerazione nel vuoto siderale. Robby volò a tutta velocità attraverso il giardino, fino all'erba alta sul limitare opposto, dove si fermò così di colpo da strappare un gridolino alla sua arrossata timoniera, per ribaltarla infine sul soffice tappeto erboso. Gloria esclamò a intermittenza, mezza voce fra gli ansimi: «È stato bellissimo!» Robby attese che riprendessero fiato, poi le tirò dolcemente una ciocca di capelli. «Vuoi qualcosa?» disse Gloria sgranando gli occhi con una goffa ingenuità che non ingannò neppure per un istante il suo colossale babysitter. Le tirò la ciocca con più insistenza. «Ah, ho capito! Vuoi una storia?» Robby annuì rapidamente. «Quale?» Robby tracciò un semicerchio a mezz'aria con un dito. La bambina protestò. «Ancora? Ma Cenerentola te l'ho raccontata un milione di volte! Non ti sei stufato? È per bambini piccoli!» Un altro semicerchio. «Oh, come vuoi!» Gloria si ricompose e ripercorse a mente i dettagli della storia, arricchiti dalle sue elaborazioni personali, che erano parecchie, e cominciò. «Sei pronto? Allora, c'era una volta una bellissima bambina, che si chiamava Ella, e aveva una matrigna crudele e due sorellastre bruttissime e molto crudeli che...» Gloria stava per raggiungere l'apice della storia. Era appena suonata la mezzanotte. Ogni cosa stava tornando precipitosamente allo squallore della realtà e Robby ascoltava rapito, con gli occhi ardenti, quando vennero interrotti. «Gloria!»
Era la voce acuta di una donna che chiamava da parecchio, col nervosismo di qualcuno la cui ansia stava per avere la meglio sull'impazienza. «Mi chiama la mamma», disse Gloria non proprio felice. «Meglio che mi riporti a casa, Robby». Robby obbedì senza farselo ripetere, perché qualcosa in lui sentiva che... Robby obbedì senza farselo ripetere, perché qualcosa in lui sentiva che obbedire alla signora Weston senza l'ombra di esitazione era la cosa giusta da fare. Di giorno il padre di Gloria non era quasi mai a casa, tranne la domenica, ed era appunto domenica. Ma quando c'era si mostrava allegro e comprensivo. La madre, invece, lo metteva a disagio, e Robby aveva sempre l'impulso di nascondersi da lei. La signora Weston li avvistò non appena sbucarono dal riparo dell'erba alta e si ritirò in casa ad aspettare. «Ho gridato così tanto che mi fa male la gola, Gloria!» disse Severa. «Ma dov'eri?» «Ero con Robby!» rispose Gloria, tremando. «Ero con Robby!» rispose Gloria, tremando. «Gli stavo raccontando Cenerentola. Mi ero dimenticata che è ora di cena.» «Beh, è un peccato che se ne sia dimenticato anche Robby, non trovi?» Poi, come ricordandosi solo allora della presenza del robot, si voltò di scatto verso di lui. «Puoi andare, Robby. Ora non ha bisogno di te.» Poi aggiunse secca. «E non tornare finché non ti chiamo.» Robby fece per andarsene, ma esitò quando sentì Gloria piagnucolare in sua difesa. «Aspetta, mamma, non mandarlo via. Non ho finito, Cenerentola. Gli ho promesso che gli avrei raccontato Cenerentola e non ho finito.» «Gloria!» «Ti giuro, mamma, starà così zitto che neanche ti accorgerai che c'è. Può stare sulla sedia nell'angolo e non dirà niente. Cioè, non farà niente. Vero, Robby?» Robby, sentendosi chiamato in causa, mosse l'enorme testa avanti e indietro, una sola volta. «Gloria, se non la smetti subito, ti tolgo Robby per una settimana!» La bambina abbassò gli occhi. «Va bene, ma Cenerentola è la sua storia preferita e non l'ho finita. E gli piace tanto tanto.» Il robot si allontanò con passo sconsolato e Gloria trattenne un singhiozzo. George Weston si stava rilassando. Rilassarsi di domenica pomeriggio era una sua tradizione. Un pranzo ricco e gustoso nello stomaco, un bel divano comodo e liso su cui spaparanzarsi, una copia del Times, pantofole ai piedi e camicia sbottonata. Come sarebbe stato possibile non rilassarsi in quelle circostanze? E quindi non fu contento quando sua moglie irruppe nella stanza. Dopo 10 anni di matrimonio era ancora tanto indicibilmente stupido da amarla. Quindi era sempre felice di vederla. Eppure la domenica subito dopo pranzo era un momento sacro per lui, e la sua idea di relax prevedeva 2 o 3 ore di assoluta solitudine. Pertanto concentrò lo sguardo sugli ultimi aggiornamenti della spedizione Lefebvre Yoshida. Doveva decollare dalla base lunare. Stavolta non era escluso che riuscissero davvero ad arrivare su Marte. E finse di non vederla. La signora Weston pazientò per 2 minuti, ne passò altri 2 a spazientirsi e infine ruppe il silenzio. «George, insomma, ti decidi a mettere giù quel giornale? Guardami negli occhi!» Il giornale cadde a terra con un fruscio e Weston si rivolse alla moglie con un'aria stanca. «Che c'è, tesoro?» «Lo sai benissimo che c'è, George. C'è Gloria con quella sua diavoleria.» «Quale diavoleria?» «Non fingere di non aver capito di cosa sto parlando. Quel robot che si ostina a chiamare Robby. Non la lascia sola un istante.» «E perché mai dovrebbe, scusa? È proprio per questo che è qui. E stai pur certa che non è una diavoleria. È il miglior robot sul mercato e mi ha costato un occhio della testa. 6 mesi di stipendio, su per giù. Però li vale. È più sveglio di metà del mio staff in ufficio.» Accennò a riprendere in mano il giornale, ma la moglie, più rapida, glielo soffiò. «Ascoltami, George! Non ho nessuna intenzione di affidare mia figlia a un pezzo di ferro. E non mi importa quanto sia sveglio. Non ha un'anima e non si sa che cosa gli passi per la testa. I bambini non sono fatti per essere tenuti d'occhio da una macchina.» Weston aggrottò la fronte.
E da quando è che l'hai deciso? Gloria ce l'ha da 2 anni ormai. E fino ad ora non ti ho mai sentita dire ba. All'inizio era diverso. Era una novità, mi lasciava del tempo libero e andava di moda. Ma ora non saprei. I vicini... E i vicini cosa c'entrano? Dai, ragiona. Un robot è infinitamente più affidabile di una babysitter umana. Robby è stato costruito per un unico scopo. Tenere compagnia a quella bambina. Tutta la sua mentalità è stata creata solo per questo. Non può non mostrarsi fedele, amorevole e gentile. È una macchina, è fatto apposta. Magari si potesse dire lo stesso degli umani. Ma potrebbe andare storto qualcosa se gli salta una... La signora Weston non aveva le idee chiarissime sull'interno dei robot. Una rotella. Magari quello impazzisce e... Non riuscì a spingersi a completare il pensiero, peraltro ovvio. Sciocchezze! Negò Winston con uno scatto involontario di nervosismo. Sono tutte sciocchezze. Quando l'abbiamo comprato, abbiamo discusso a lungo la prima legge della robotica, ricordi? Lo sai che è impossibile che un robot arrechi danno a un essere umano. Smetterebbe di funzionare molto prima di avere un guasto tale da interferire con la prima legge. È un'impossibilità matematica. E poi il tecnico della US Robot viene 2 volte l'anno per aggiornare quel povero affare. Pensaci, le probabilità che qualcosa vada storto con Robby sono le stesse che abbiamo io e te di dare di matto da un momento all'altro. Anzi, sono significativamente inferiori. E poi, come pensi di toglierlo a Gloria? Accennò di nuovo ad agguantare il giornale. La moglie lo scaraventò nella stanza accanto. Ecco, è questo il punto, George! Si rifiuta di giocare con chiunque altro. Ci sono decine di bambini e bambine con cui dovrebbe fare amicizia, e invece no. Neanche ci si avvicina se non la costringo io. Una ragazzina non può crescere in questa maniera. Lo vuoi anche tu che Gloria sia normale, no? Vuoi che sia in grado di far parte della società? Teniamo i piedi per terra, Grace. Fa conto che Robby sia un cane. Ci sono un sacco di bambini che preferiscono giocare col cane che con il padre. Un cane è diverso, George. Dobbiamo sbarazzarci di quella diavoleria. Rivendilo alla ditta. Mi sono informata, si può fare. Ti sei informata. Stammi a sentire, Grace. Non esageriamo. Il robot resta con noi fino a quando Gloria non sarà più grande e non voglio più sentir parlare di questa storia. Ciò detto, il signor Weston sbuffò e uscì dalla stanza. 2 sere dopo, la signora Weston accolse il marito alla porta. Questa devo proprio dirtela, George. In paese tira una brutta aria. E perché? Chiese Weston. Entrò nel bagno di servizio e annegò ogni possibilità di risposta nello scroscio dell'acqua. La signora Weston attese, poi disse: per via di Robby. Weston uscì con l'asciugamano in pugno e il volto rosso di rabbia. Di cosa diavolo stai parlando? Oh, va covando da un pezzo. Ho cercato di far finta di nulla, ma ora non posso proprio più. In paese quasi tutti pensano che Robby sia pericoloso. I bambini non possono avvicinarsi al nostro giardino di sera. Ma se gli affidiamo nostra figlia? Beh, la gente non è molto logica in questi casi. Allora peggio per la gente. Non basta una battuta per risolvere il problema. Io là ci vado a fare la spesa. Devo averci a che fare ogni giorno. E ultimamente in città l'aria è persino peggiore per quanto riguarda i robot. A New York è stata appena emanata un'ordinanza che vieta di farli uscire in strada fra il tramonto e l'alba. E sia, mica possono impedirci di tenere un robot in casa. Grace, questa è diventata una delle tue fissazioni. Me ne rendo conto benissimo. Ma è inutile. La risposta resta no. Robby rimane con noi. La signora Weston chiese aiuto al marito con un'occhiata, ma lui si limitò a spostare il peso da un piede all'altro e non distolse lo sguardo rapito dalla volta celeste. Però la amava. E peggio, lei ne era sin troppo consapevole. E la moglie dispiegò a piene mani tutti gli espedienti che il sesso più ottuso e più scrupolo ha, invano, seppur a ragione, imparato a tenere. Nel corso della settimana seguente, Weston strillò una decina di volte.
Robby resta qui con noi! Non si discute! Con una voce ogni volta più flebile, accompagnata da un sospiro via via più profondo e accurato. Infine, venne il giorno in cui andò dalla figlia con la coda fra le gambe e le propose un magnifico spettacolo al Visivox in paese. Gloria batté le mani di gioia. E Robby può venire anche lui? No, amore. Disse il padre, vergognandosi del proprio tono di voce. Al Visivox i robot non possono entrare, ma quando torniamo gli racconti tutto. Le ultime parole gli uscirono in una specie di balbettio. Abbassò lo sguardo. Gloria tornò dal paese tutta frizzante di entusiasmo, perché lo spettacolo al Visivox era stato davvero splendido. Attese che il padre facesse atterrare la jet car nel garage sotterraneo. Pensa quando lo racconterò a Robby, papà. Gli sarebbe piaciuto da matti. Specie quando Francis Fren stava scappando pian piano e per sbaglio è finito addosso a un uomo leopardo ed è dovuto fuggire di corsa. Continuava a ridere. Papà, ma sulla Luna ci sono davvero gli uomini leopardo? Probabilmente no, amore. Disse Weston in tono distratto. È solo una bella storia. Non poteva continuare a prendere tempo con l'atterraggio. Prima o poi avrebbe dovuto affrontare la verità. Gloria corse in giardino. Robby! Robby! Poi si fermò di colpo alla vista di uno splendido border collie che dalla veranda la scrutava con due occhioni color nocciola, scodinzolando. Ma che bel cagnolino! Gloria salì i gradini, si avvicinò con cautela e lo accarezzò. È per me, papà! Era arrivata anche la madre. Sì, Gloria, è per te. Non è bellissimo? Senti che pelo morbido che ha. È dolcissimo. Gli piacciono tanto le bambine. Conosce qualche gioco? Certo, sa fare moltissime cose. Vuoi vederne una? Solo un attimo, voglio che la veda anche Robby. Robby! Esitò, incerta, e arricciò le labbra. Scommetto che se ne sta chiuso in camera sua perché è arrabbiato che non l'ho portato al Visivox. Dovrai spiegarglielo tu, papà. Magari a me non mi crede. Ma se lo dici tu lo sa che è vero. Weston serrò le labbra. Cercò con gli occhi la moglie, ma non riuscì a incrociare il suo sguardo. Gloria si voltò di colpo e corse giù in cantina, gridando: Robby! Robby, vieni a vedere cosa mi hanno preso mamma e papà! Ti hanno preso un cane, Robby! La signora Weston si sedette e trasse con dolcezza la figlia a sé. Non devi restarci male, Gloria, ma mi sa che Robby se n'è andato. Se n'è andato? E dove? Dove è andato, mamma? Non lo sa nessuno, tesoro. Se n'è andato e basta. Lo abbiamo cercato dappertutto. Dappertutto, ma non siamo riusciti a trovarlo. Vuoi dire che non tornerà più? Gloria aveva gli occhi dilatati dall'orrore. Magari lo troviamo presto. Continueremo a cercarlo e nel frattempo puoi giocare col tuo nuovo cagnolino. Guardalo, si chiama Fulmine e sa... Ma le lacrime cominciavano a traboccare. Non lo voglio, quello stupido cane! Voglio Robby! Voglio che trovi Robby! Le sue emozioni si fecero troppo intense per le parole, che si sciolsero di un piagnucolio stridulo. La signora Weston chiese aiuto al marito con un'occhiata, ma lui si limitò a spostare il peso da un piede all'altro e non distolse lo sguardo rapito dalla volta celeste. E quindi fu lei a farsi carico di consolare la figlia. Perché piangi, Gloria? Robby era solo una macchina. Solo un vecchio trabicolo, non era vivo. Non era mica una macchina, per niente! Strillò Gloria furibonda e sgrammaticata. Era una persona, proprio come me e come te, ed era mio amico. Lo rivoglio qui con me. Mamma, voglio che torni qui. La madre sospirò sconfitta e abbandonò Gloria al suo lutto. Lasciamo che si sfoghi, disse al marito. I dolori dei bambini durano pochissimo. Un paio di giorni e si sarà già dimenticata di questa vecchia storia. Ma il tempo dimostrò che la signora Weston era stata un po' troppo ottimista.
Certo, Gloria smise di piangere, ma smise anche di sorridere. E col passare dei giorni si fece via via più cupa e silenziosa. Quel suo atteggiamento passivo e musonito finì per logorare la signora Weston, che non cedeva solo per non darla vinta al marito. Poi, una sera, irruppe in soggiorno e si sedette incrociando le braccia con aria furibonda. Weston tese il collo oltre la pagina del giornale per vederla in viso. «E ora cosa c'è, Grace?» «È la bambina, George. Oggi ho dovuto rimandare indietro il cane. Gloria non sopportava neppure di vederlo, ha detto. Mi sta facendo impazzire!» Il marito posò il giornale con un luccichio di speranza negli occhi. «Forse... forse... potremmo... riprendere Robby? Sai, penso che si potrebbe fare. Posso contattare il...» «No!» rispose aspra alla moglie. «Non se ne parla neanche. Non possiamo cedere così facilmente. Non sarà un robot a crescere mia figlia, a costo di metterci anni a farglielo passare.» Weston riprese il giornale con aria delusa. «Un solo anno così e a me verranno i capelli bianchi prima del tempo.» «Certo che sei proprio d'aiuto, George», rispose Algida lei. «A Gloria serve una ventata d'aria fresca. Ovvio che qui non riesce a dimenticare Robby. Come potrebbe? Ogni albero e ogni sasso la fa pensare a lui. È davvero la situazione più idiota di cui abbia mai sentito parlare. Figurati, una bambina è in lutto perché ha perso un robot.» «Insomma, non cambiare argomento. Che ventata d'aria fresca avevi in mente?» «Portiamola a New York.» «In città. Ad agosto.» «Ma hai idea di com'è New York ad agosto? È intollerabile.» «Eppure vari milioni di persone la tollerano.» «Ma non hanno un posto come questo in cui stare. Se non fossero costretti a vivere a New York, mica lo farebbero.» «Beh, noi invece ci siamo costretti e come. Direi di muoverci adesso, o almeno il prima possibile. In città Gloria troverà abbastanza interessi e amici da tirarsi su e scordarsi di quel trabicolo.» «Santo cielo.» Mugugnò la metà più debole della coppia. «Su quei marciapiedi si frigge.» «Non abbiamo scelta.» La risposta fu incontestabile. «Nell'ultimo mese Gloria ha perso 2 chili e la salute della mia bambina viene molto prima della tua comodità.» «Peccato che tu non abbia pensato alla salute della tua bambina prima di toglierle il suo caro robot.» borbottò lui, ma fra sé e sé. Non appena seppe dell'imminente gita in città, Gloria mostrò subito segni di miglioramento. Non ne parlava molto, ma quando lo faceva si mostrava sempre vivace e impaziente. Ricominciò a sorridere e a mangiare con un appetito quasi al livello di prima. La signora Weston era tutta fiera di quel trionfo e non perdeva occasione di vantarsene con il marito, che restava scettico. «Hai visto che angioletto, George? Mi aiuta con i bagagli! E come chiacchiera, sembra così spensierata! Te l'avevo detto, bastava darle qualcos'altro su cui interessarsi.» Esitava lui. «Speriamo.» I preliminari furono sbrigati in fretta. Affittarono un appartamento in città e assunsero una coppia di custodi per la casa in campagna. Quando finalmente arrivò il giorno della partenza, Gloria era tornata a quella di prima e il nome di Robby neanche le sfiorò le labbra. La famiglia, di ottimo umore, raggiunse l'aeroporto in giro taxi. Weston avrebbe preferito usare la sua jet car, ma aveva solo 2 posti e non c'era spazio per i bagagli. Ed entrò nello shuttle in attesa. «Vieni, Gloria», disse la signora Weston. «Ti ho prenotato un posto vicino al finestrino, così puoi vedere il panorama.» Gloria trotterellò allegramente lungo il corridoio e spalmò il naso contro il vetro spesso, guardando fuori con una curiosità che si amplificò quando il rombo improvviso del motore risuonò più forte nella cabina. Era troppo giovane per spaventarsi, quando d'un tratto il suo corpo raddoppiò di peso e il suolo precipitò verso il basso, quasi fosse caduto attraverso una botola nascosta. Ma non era troppo giovane per esserne rapita. Solo quando la terra fu diventata una minuscola coperta a scacchi, staccò il naso dal vetro e tornò a guardare la madre. «Quando arriviamo in città, mamma?» chiese strofinandosi il naso gelato e osservando con interesse la chiazza umida di alito sul finestrino che lentamente rimpiccioliva sino a sparire. «Ancora una mezz'ora, tesoro.»
Poi, senza più una punta d'ansia, sei felice che ci andiamo? Non pensi che sarà bellissimo in città? Con tutti quei grattacieli e la gente e un sacco di cose da fare. Andremo tutti i giorni al Visivox e al circo, in spiaggia e... Sì, mamma, replicò svogliatamente Gloria. Lo shuttle stava attraversando una formazione di nubi e Gloria fu subito affascinata dallo spettacolo delle nuvole viste dall'alto. Poi furono di nuovo nel cielo sgombro e si rivolse alla madre con un fare d'un tratto misterioso, una sorta di consapevolezza segreta. Sai, mamma, io lo so perché andiamo in città. Davvero? La signora Weston era perplessa. E perché ci andiamo, allora? Non me l'hai detto perché volevi farmi una sorpresa, ma io l'ho capito. Per un attimo si perse nell'ammirazione del proprio acume. Poi scoppiò in una risata squillante. Andiamo a New York per cercare Robby, vero? Con i detective! L'annuncio colse George Weston nel mezzo di una sorsata d'acqua, con esiti disastrosi. Ci fu una sorta di ansito strozzato, un geyser, quindi un attacco di tosse violento. Quando fu tutto finito, rimase solo un uomo paonazzo, fradicio e molto, molto innervosito. La signora Weston non perse la calma, ma quando Gloria ripeté la domanda con un filo d'ansia in più nella voce, si scoprì piuttosto contrariata. «Può essere», ribatté acida. «Ora statene seduta buona! Santo cielo!» New York, nel 1998 d.C., era un paradiso per turisti, persino più di quanto non lo fosse stata nei decenni precedenti, e i genitori di Gloria ne erano consapevoli, avevano fatto in modo di approfittarne. Su ordini espliciti della moglie, George Weston aveva organizzato ogni cosa perché la ditta andasse avanti senza di lui per un mese o giù di lì, così da essere libero, nelle sue parole, di offrire a Gloria tutti i capricci del mondo. Affrontò questo compito come affrontava qualsiasi altro, con efficienza, scrupolo e professionalità. Prima che il mese fosse giunto al termine, ciò che poteva essere fatto era stato fatto. L'avevano portata in cima al Roosevelt Building, alto quasi un chilometro, ad ammirare la distesa frastagliata di tetti che in lontananza sfumava nei campi di Long Island e nelle pianure del New Jersey. Avevano visitato lo zoo e Gloria aveva assaporato il brivido di trovarsi di fronte a un vero leone in carne e ossa. Aveva scoperto con una certa delusione che i custodi lo nutrivano di bistecche crude anziché di esseri umani, come si aspettava. E insistito spesso e perentoriamente per vedere la balena. Anche i musei avevano ricevuto la loro quota di attenzione, così come i parchi e le spiagge e l'acquario. L'avevano accompagnata su per l'Hudson in un vaporetto turistico ricostruito con manufatti originali dei ruggenti anni 20. Aveva fatto un volo didattico nella stratosfera, dove il cielo si faceva viola scuro e si vedevano le stelle e la terra era una chiazza sfumata giù in fondo, simile a una grossa coppa concava. Aveva esplorato le profondità subacquee del Long Island Sound in un sommergibile di vetro, scoprendo un mondo tremulo e verdastro, popolato di bizzarre cose marine che la occhieggiavano e poi, da un momento all'altro, sgusciavano via. Su un piatto più prosaico, la signora Weston l'aveva portata per centri commerciali, dandole modo di godersi una favola di tutt'altro genere. Sul finire del mese, i Weston erano convinti di aver fatto il possibile perché Gloria si togliesse dalla testa una volta per tutte il fur Robby. Ma non erano certi di esserci riusciti. Restava il fatto che ovunque andasse, Gloria mostrava un interesse rapito e concentratissimo ogni volta che si imbatteva in un robot. Per appassionante che fosse lo spettacolo che aveva davanti, per nuovo che fosse il suo sguardo da bambina, si voltava all'istante non appena coglieva con la coda dell'occhio il bagliore di un movimento metallico. La signora Weston si era prodigata al massimo per tenerla lontana dai robot. La questione raggiunse il culmine con quello che avvenne al Museo della Scienza e della Tecnica. Il museo aveva annunciato un programma speciale per l'infanzia, che includeva una mostra di prodigi della tecnica spiegati in modo da risultare accessibili anche ai bambini. I Weston, ovvio, l'avevano inserito nella lista delle attività imperdibili. Accadde mentre i Weston erano completamente assortiti a contemplare le imprese di un potente elettromagnete. D'un tratto, la signora Weston si rese conto che Gloria non era più al suo fianco. Dopo un istante di panico, si sforzò di calmarsi e si mise a cercarla.
arruolando 3 guardasala e il supporto. Ma Gloria, naturalmente, non era tipo da vagare senza meta. Per la sua età era una bambina insolitamente determinata e decisa. Una piena espressione dei geni materni da quel punto di vista. Al terzo piano aveva visto un grosso cartello che annunciava «Da questa parte per il robot parlante». Era riuscita a leggerlo da sola, ma dato che i genitori non sembravano interessati ad andare in quella direzione, aveva fatto la cosa più ovvia. Dopo aver atteso l'opportuno momento di distrazione da parte dei suoi, si era liberata senza difficoltà e aveva seguito il cartello. Il robot parlante era un mastodonte, un marchingegno privo di qualunque funzionalità e dal valore puramente pubblicitario. Ogni ora un gruppo accompagnato poteva entrare e sussurrare con cautela una domanda all'ingegnere di turno. Quelle che l'ingegnere riteneva adatte ai circuiti del robot parlante gli venivano trasmesse. Era piuttosto noioso. Poteva essere utile scoprire che 14 al quadrato fa 196 o che la temperatura al momento era di 22 gradi e la pressione di 1,16 atmosfere o che il peso atomico del sodio è 23, ma per cose del genere in fondo non serve un robot. In particolar modo non servono 20 metri quadri di cavi e valvole completamente immobili. In pochi si prendevano la briga di tornare per un bis. Ma c'era una ragazzina sui 15 anni seduta placidamente nella sala in attesa di un terzo giro. Quando entrò Gloria, non c'era nessun altro. Gloria non la guardò. Per lei, al momento, un altro essere umano era un oggetto privo di qualunque interesse. La sua attenzione era tutta rivolta a quel grosso aggeggio pieno di valvole. Per un attimo esitò, sbigottita. Non assomigliava affatto agli altri robot che le era capitato di vedere. Guardinga, dubbiosa, alzò la vocina. La prego, signor robot, saprebbe dirmi se per caso è lei il robot parlante? Non era certa, ma le pareva che un robot capace di parlare meritasse una buona dose di cortesia. La ragazzina sui 15 anni lasciò che uno sguardo di intesa concentrazione attraversasse il suo volto esile e scialbo. Una voce meccanica, accompagnata dal ronzio di un ingranaggio ben oliato, tuonò senza intonazione né accento. Io sono il robot parlante. Gloria lo scrutò malinconica. Sì, parlava, ma il suono veniva da qualche parte nel suo interno. Non aveva una faccia a cui rivolgersi. Disse: Puoi aiutarmi, signor robot, per cortesia? Il robot parlante era progettato per rispondere alle domande e sino a quel momento gli erano state sottoposte solo domande alle quali era in grado di rispondere. Pertanto era molto sicuro delle proprie capacità. Sì, io posso aiutarti. La ringrazio, signor robot. Per caso ha visto Robby? Chi è Robby? È un robot, signor robot. Gloria si tese in punta di piedi. È alto più o meno così, signor robot, solo un po' di più, ed è dolcissimo. Ha una testa, sa? Cioè, lei non ce l'ha, ma lui sì, signor robot. Il robot parlante si era perso. Un robot? Sì, signor robot. Un robot proprio come lei, solo che non parla, ovviamente, e assomiglia a una persona vera. Un robot come me? Sì, signor robot. Al che il robot parlante reagì con un balbettio confuso inframmezzato di rumori incoerenti. La generalizzazione radicale che gli era stata proposta, e cioè la nozione della propria esistenza non come oggetto particolare ma come esponente di una classe, era troppo per lui. Si sforzò lealmente di considerarla, bruciando 5 o 6 valvole. Vari piccoli segnali di allarme cominciarono a trillare. A quel punto una ragazzina sui 15 anni se ne andò. Aveva tutto ciò che le serviva per l'articolo che doveva scrivere per Fisica 1, aspetti pratici della robotica. Quell'articolo sarebbe stato solo il primo dei tanti che Susan Calvin avrebbe dedicato alla questione. Gloria stava aspettando la risposta della macchina, sforzandosi di nascondere l'impazienza, quando alle sue spalle udì una voce che gridava «Eccola qui!» e si rese conto che era la voce di sua madre. «Ma che ci fai qui, scriteriata?» gridò la signora Weston, mentre l'ansia si scioglieva all'istante in rabbia. «Lo sai che spavento hai fatto prendere a mamma e papà? Perché te ne sei scappata via così?»
Anche l'ingegnere era arrivato di corsa, con le mani nei capelli per la disperazione, per sapere chi in quella piccola folla avesse manomesso la macchina. «Ma non li leggete i cartelli!» strillava. «È vietato l'accesso senza accompagnatore!» Gloria alzò la voce per sovrastare il baccano. «Volevo solo vedere il robot parlante, mamma. Pensavo che magari sapeva dove era Robby, visto che sono tutti e due dei robot.» E poi, ora che il pensiero di Robby aveva preso consistenza nella sua mente, Gloria scoppiò a piangere a dirotto. «Io devo trovarlo! Mamma, devo!» La signora Weston trattenne un grido e disse: «Santo cielo! George, torniamocene a casa! Questo è troppo!» Quella sera George Weston sparì per varie ore e la mattina seguente si rivolse alla moglie con un atteggiamento di vago trionfo che la fece insospettire. «Ho un'idea, Grace.» «A proposito di?» replicò svogliata e mesta lei. «Di Gloria.» «Non vorrei mica proporre di ricomprare quel robot.» «Assolutamente no.» «Allora vai avanti. Tanto vale sentire cosa hai da dire. È evidente che tutto quello che ho fatto io non è servito a nulla.» «Ok. Ecco cosa stavo pensando. Il problema di Gloria dipende dal fatto che pensa che Robby sia una persona e non una macchina. Ovvio che non riesce a dimenticarlo, ma se riuscissimo a convincerla che Robby non era altro che un ammasso di rame e acciaio in forma di cavi e lamiera, con un po' di corrente come linfa vitale, quanto durerebbe tutto il suo struggimento? È un attacco psicologico, se capisci cosa intendo.» «E come conti di riuscirci?» «Semplice. Dove credi che sia andato ieri sera? Ho convinto Robertson della US Robots and Mechanical Man a organizzarci una visita completa alle fabbriche. Ci andremo tutti e tre. Alla fine Gloria avrà ben piantata in testa la certezza che i robot non sono vivi.» La signora Weston sgranò piano gli occhi, in cui luccicava quello che poteva addirittura essere un lampo di ammirazione. «Ma George, sbaglio o questa è una buona idea?» I bottoni del panciotto di George Weston ressero a stento la pressione. «Le mie idee sono sempre buone», disse. Il dottor Struthers era un direttore generale molto scrupoloso e leggermente charliero per carattere. Tale combinazione generò una visita guidata piena di spiegazioni dettagliate a ogni passo, forse anche troppo. Ciononostante, la signora Weston non si annoiò. Anzi, lo interruppe varie volte per pregarlo di ripetere questa o quella frase in maniera più semplice, così che anche Gloria potesse capire. Colpito da tanto apprezzamento per i suoi talenti narrativi, Struthers si dilungò allegramente facendosi, se possibile, persino più comunicativo. George Weston, dal canto suo, si mostrava via via più impaziente. «Mi scusi, Struthers», disse, tagliando corto una conferenza sulla cellula fotoelettrica. «Non c'è una linea produttiva in cui impiegate solo manodopera robotica?» «Come? Ah, certo, certo che c'è!» rivolse un sorriso alla signora Weston. «È un circolo vizioso, se vuole. Robot che creano altri robot. Non ne facciamo uso sistematicamente, è ovvio. Tanto per cominciare, i sindacati non ce lo permetterebbero mai. Ma possiamo produrre una manciata di robot in linee robotizzate al 100%, se lo presentiamo come un puro esperimento scientifico. In un certo senso, vede...» Si picchiettò il pince-nez sul palmo della mano con aria battagliera. «Quello che i sindacati non capiscono, e lo dico da persona che è sempre stata molto vicino alle istanze dei lavoratori, è che l'avvento dei robot, nonostante gli esuberi che potrà provocare all'inizio, finirà inevitabilmente per...» «Va bene, Struthers», disse Weston. «Ma questa linea produttiva di cui parla, ce la può mostrare? Sono sicuro che sarebbe interessantissimo.» «Sì, sì, certo.» Struthers chiuse la ringa piantandosi il pince-nez sul setto nasale e tossicchiò per mascherare l'imbarazzo. «Seguitemi, prego.» Osservando un relativo silenzio, condusse i tre attraverso un lungo corridoio e giù per una rampa di scale. Poi giunsero in un vasto stanzone illuminato a giorno, animato da un clangore di metallo al lavoro. Lì le dighe si riaprirono e i Weston furono travolti da una mareggiata di spiegazioni. «Eccoci qui!» disse Struthers con orgoglio.
Solo robot. Ci sono 5 impiegati a supervisionare, ma non c'è neanche bisogno che restino qui dentro. In 5 anni, cioè da quando abbiamo dato il via a questo progetto, non si è verificato neanche un incidente. Ovvio, i robot che costruiamo sono relativamente semplici, ma... Nelle orecchie di Gloria, la voce del direttore generale si era ridotta ormai da parecchio a un sussurro quasi rassicurante. Nel complesso, quella vista le era sembrata abbastanza noiosa e tutto sommato inutile. Anche se, sì, c'erano un sacco di robot lì intorno. Ma nessuno assomigliava a Robby, neppure alla lontana. E lei li squadrava senza neanche sforzarsi di nascondere lo sprezzo. In quella stanza non c'era nemmeno una persona, notò. Poi il suo sguardo si posò sui 6 o 7 robot che lavoravano alacremente intorno a un bancone rotondo verso il centro della sala. Le pupille si dilatarono per la sorpresa e l'incredulità. Era uno stanzone enorme. Non poteva esserne certa, ma uno di quei robot sembrava... Era lui. Robby! Il suo strillo trafisse l'aria. E uno dei robot al bancone vacillò e lasciò cadere l'attrezzo che aveva in mano. Gloria era quasi pazza di gioia. Si insinuò sotto il corrimano prima che i genitori potessero fermarla. Atterrò agilmente sul pavimento 1 metro più in basso e corse verso il suo Robby, con le braccia tese e i capelli al vento. E i 3 adulti, paralizzati dall'orrore, videro ciò che quella bambina emozionata non aveva notato. Un enorme muletto automatico che sfrecciava alla cieca lungo il suo binario. Ci volle una frazione di secondo perché Weston si riprendesse e quella frazione di secondo fu cruciale perché sarebbe stata la sua unica opportunità di raggiungere Gloria in tempo. Scavalcò comunque il corrimano con un balzo animale, ma era chiaramente troppo tardi. Struthers prese a sbracciarsi per ordinare ai supervisori di fermare il muletto, ma quelli erano semplici umani e avevano tempi di reazione lunghi. Fu solo Robby ad agire con una precisione istantanea. Partì alla carica nella direzione opposta, divorando con le gambe metalliche la distanza che lo separavano dalla sua padroncina. Di lì in poi accadde tutto in un baleno. Con uno slancio del braccio, Robby afferrò Gloria senza rallentare, mozzandole il fiato per il contraccolpo. Weston, senza rendersi del tutto conto di cosa stesse accadendo, vide, o meglio, sentì Robby sfrecciargli accanto e rimase immobile e sbigottito. Il muletto incrociò il percorso di Gloria mezzo secondo più tardi di Robby e avanzò di altri 3 metri per poi prodursi in una lunga e stridente frenata. Gloria riprese fiato. Si sottopose a una serie di abbracci appassionati da parte di entrambi i genitori, quindi si voltò emozionata verso Robby. Dal suo punto di vista non era successo nulla, se non che aveva ritrovato il suo amico. Ma l'espressione della signora Weston, da sollevata che era, si era fatta cupa e sospettosa. Occhiaggiò il marito e, nonostante l'aria scomposta, riuscì ad apparire temibile. «Hai architettato tu tutto questo, vero?» George Weston si asciugò con un fazzoletto la fronte rovente. Gli tremava una mano e le sue labbra riuscirono appena ad accennare un sorriso debolissimo e malcerto. La signora Weston proseguì il ragionamento. «Robby non era programmato per lavorare come meccanico o progettista. Sarebbe stato del tutto inutile qui. Ce l'hai fatto mettere apposta perché Gloria lo trovasse. Lo sai che è così?» «Beh, sì, è così», disse Weston. «Ma, Grace, come potevo sapere che il ritrovamento sarebbe stato così violento? E Robby gli ha salvato la vita, devi ammetterlo. Non puoi mandarlo via di nuovo». Grace Weston ci pensò. Si girò verso Robby e Gloria e li osservò distrattamente per un attimo. Gloria gli stava stringendo il collo in una morsa che avrebbe asfissiato ogni creatura che non fosse fatta di metallo e canticchiava frasi sconnesse per l'eccitazione. Le braccia cromate di Robby, in grado di piegare a pretzel un tondino d'acciaio da 5 cm di diametro, cingevano la bambina in un abbraccio dolce e affettuoso e i suoi occhi rilucevano di un rosso molto, molto profondo. «Beh», disse infine la signora Weston, «finché non arrugginisce può restare con noi, direi». Susan Calvin scrolla le spalle. «Ovviamente non è andata così. Era il 1998. Nel 2002 abbiamo finalizzato il robot mobile parlante che
va da sé, ha reso obsoleti tutti i modelli senza vocalizzatore e che certi elementi antirobotici hanno visto come l'ultima goccia. Fra il 2003 e il 2007 quasi tutti i governi della Terra hanno vietato l'impiego dei robot sul pianeta per fini che non fossero esclusivamente scientifici. E quindi alla fine Gloria ha dovuto rinunciare a Robby? Purtroppo sì. Ma immagino che a 15 anni sia stato più facile che a 8. Ciò non toglie che l'atteggiamento dell'umanità sia stato stupido e del tutto superfluo. La US Robot stava toccando il fondo dal punto di vista finanziario più o meno quando sono stata assunta io nel 2008. All'inizio pensavo che il mio posto sarebbe stato tagliato dopo pochi mesi, ma poi semplicemente abbiamo sviluppato il mercato extraterrestre. E a quel punto eravate a cavallo, ovviamente. No, affatto. All'inizio abbiamo cercato di adattare i modelli già disponibili. Quei primi modelli parlanti, per esempio, erano alti circa 4 metri, molto goffi, sostanzialmente inutili. Li abbiamo mandati su Mercurio per costruire la stazione mineraria, ma non ha funzionato. La fisso, sorpreso. Ma come? La Mercury Mines fattura miliardi di dollari. Ora sì, però l'hanno fatta solo al secondo tentativo. Se la storia le interessa, giovanotto, le consiglio di cercare Gregory Powell. Negli anni 10 e 20 i nostri casi più difficili li ha gestiti lui, insieme a Michael Donovan. Di Donovan non ho notizie da anni, ma Powell vive qui, a New York. Ha dei nipotini adesso. Anche se non riuscirò mai ad abituarmi all'idea, riesco solo a immaginarlo come un ragazzo. Certo, anch'io ero più giovane. Cerco di farla parlare ancora. Se non le dispiace, magari può darmi qualche informazione generale, dottoressa Calvin, e poi chiederò a Powell di approfondire. Ed è proprio ciò che ho fatto. Lei distende le mani affusolate sulla scrivania e si mette a fissarle. Ci sono due o tre casi di cui so qualcosa. Cominciamo con Mercurio, proposi io. Credo fosse il 2015 quando è stata lanciata la seconda spedizione. Era solo esplorativa, finanziata in parte dalla US Robots e in parte dalla Solar Minerals. C'era un robot di nuova produzione, ancora sperimentale. Poi Gregory Powell e Michael Donovan.